Io penso questo. Penso che questa debba essere l'ultima volta in cui infliggiamo agli italiani lo spettacolo di un Parlamento in seduta comune che vota un nome senza discuterlo. Non c'è niente di male nella procedura dal punto di vista formale, si tratta della procedura che ha voluto il Costituente. Ma nel 1946-47 non c'erano i social, non c'erano i talk, non c'era il dibattito pubblico, non c'era la possibilità per i cittadini di interagire. Oggi dunque è tempo di scrivere una pagina nuova. Questo sia l'ultimo o l'ultima Presidente della Repubblica eletto con questo sistema, che è un sistema corretto, perché noi non stiamo facendo niente di scorretto, ma è un sistema terribilmente antico, terribilmente arcaico. Uno entra, non può nemmeno dire voto Tizio o voto Caio spiegando perché, no. Entra, vota, mette un nome. Questo dà adito alle polemiche sui nomi inventati, all'indovina chi... Voto segreto. No, non è il voto segreto, ragazzi, il tema, il voto segreto è sacrosanto, il tema è fare leggere ai cittadini il Presidente della Repubblica. Quindi Italia Viva segue la Meloni. Italia Viva ha proposto le riforme costituzionali quando ancora non c'era nemmeno Italia Viva. Ritorna, e vorrei però segnalarvi che, come dire, se c'è uno qui dentro che può parlare di riforme costituzionali, esatto, con addosso le cicatrici e le ferite, è il sottoscritto. Ma il nome della Casellati, come lo vedi? Intanto, sul Casellati, voi siete disposti a ragionare. Vedete che alla fine tornate. Torniamo sui nomi. Allora, tornate sui nomi. Ci siamo, però. Non c'è nessuna proposta di scambio tra figure istituzionali. Se ci fosse sarebbe una schifezza istituzionale, ma soprattutto, visto che un po' mi conoscete, io ho mille limiti, ho mille difetti, ma non ho mai fatto una battaglia politica in cambio di qualcosa per me. E lo avete visto lo scorso anno quando mi offrivano ministeri su ministeri e noi abbiamo detto no ai ministeri per portare Draghi. Allo stesso modo, non soltanto io non farò il Presidente del Senato, chiunque sia eletto, ma trovo offensivo che venga messa in discussione il comportamento e la correttezza che ha sempre contraddistinto personalmente me e gli amici di Italia Viva. Quindi, se qualcuno pensa che si possa in qualche misura ridurre questo palazzo a un compro, baratto e vendo, può farlo senza di noi. Detto questo, con il vostro permesso, il mio è un auspicio perché si chiuda. Mi auguro che si chiuda con la scelta di tutti insieme, con la maggioranza più ampia, di individuare un arbitro per i prossimi 7 anni. Mi auguro che questo sia l'ultimo arbitro eletto così e che nel 2029 gli italiani possano votare direttamente con il presidenzialismo o il semipresidenzialismo. Ma lei un'idea ce l'avrà di questo nuovo arbitro? Una posizione? Ora, io che un'idea ce l'abbia. A questi appuntamenti mi presento sempre con qualche idea in più. Lei di una. Ha pronosticato venerdì e mi auguro che non mi faccia perdere i pronostici. Non c'è nessun rischio. Io credo che ci sia ancora la candidatura di Draghi alla Presidenza della Repubblica se c'è un grande accordo politico, oppure Draghi deve avere il massimo sostegno del Parlamento per completare come Presidente del Consiglio. Draghi è una ricchezza, una salvezza di questo Paese. Chi lo mette in discussione vuol dire che ha mangiato male tra Natale e Capodanno. Quindi però significa Draghi al Quirinale, significa mettere in discussione quell'altra poltrona e tutta la maggioranza che sostiene il Governo. Se Draghi va al Quirinale ci deve essere un accordo politico, se c'è un altro che va al Quirinale Draghi deve essere sostenuto a Palazzo Chigi.